Ben trovati a tutti voi a un nuovo appuntamento con la nostra Città TV. 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la trasmissione a cura dell'ufficio stampa del Comune che approfondisce le notizie provenienti dall'amministrazione comunale. Diamo insieme uno sguardo ai principali argomenti che tratteremo oggi. Reversibility, un parco fluviale lungo le rive del Bisenzio dedicato al benessere. Oltre 10 milioni dal governo per finanziare la ristrutturazione del Bastione delle Forche e di Palazzo Pacchiani. Firmato nero su bianco l'accordo per la costruzione del nuovo sottopasso sulla declassata che eliminerà la strettoia del soccorso. E infine l'inaugurazione dell'ampliamento della scuola primaria I Ciliani. Cominciamo! Sarà dedicato al benessere e all'attività fisica all'aria aperta il parco fluviale che sorgerà sulle rive del Bisenzio, da Santa Lucia alla riva degli Alcali a Mezzana, con 17 nuovi padiglioni con attività collegate tra loro attraverso la pista ciclabile di oltre 7 km già esistente, bar, quasi 1800 posti per biciclette in spazi coperti e videosorvegliati, un percorso paralimpico e molto altro. Insomma, uno spazio pubblico che avrà pochi uguali in Italia e in Europa. Un parco fluviale come si incontrano in tanti luoghi a giro per l'Europa, organizzato, strutturato, con piazzole gestite, con spazi ristoro, sempre controllato, con la possibilità quindi di avere anche un controllo sociale importante, soprattutto di dare l'opportunità a tante associazioni del territorio di sviluppare lì iniziative, eventi, manifestazioni, luoghi di ristoro, insomma, farlo vivere per davvero, 365 giorni l'anno, per tutta la giornata. Il progetto, realizzato dagli assessorati all'urbanistica e all'ambiente e mobilità in collaborazione con la Monash University, è tra quelli finanziati attraverso il bando del governo per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città. 10 milioni e mezzo di euro è la cifra che il governo stanzierà per Prato nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. La conferma dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti alla conferenza annuale di Confindustria Toscana Nord. I progetti prevedono il recupero di Palazzo Pacchiani, dove si trasferiranno gli uffici comunali dell'urbanistica, dell'edilizia privata e lo sportello unico delle attività produttive, il completamento della ristrutturazione del Bastione delle Forche, dove troverà spazio anche un ristorante, la realizzazione del parco fluviale sul Bisenzio. Tutti questi progetti sono tenuti insieme dal progetto del Parco Fluviale del Bisenzio, Reversibility, che appunto è un progetto che va da Santa Lucia, per capirci, a Gonfienti, che passa in questo punto e che in questo punto quindi troverà un elemento significativo di connessione con il centro storico attraverso il Bastione delle Forche. Con i finanziamenti nazionali sarà possibile riqualificare anche la sede dell'asilo notturno dell'Associazione La Pira, accanto a Palazzo Pacchiani. Firmata da Comune e ANAS l'intesa per la progettazione e costruzione del sottopasso, lungo 600 metri e largo 20, con doppia carreggiata nel tratto di Viale Leonardo da Vinci tra Via Marx e Via Nenni. Sì, la visione complessiva della città è quella di considerare Viale Leonardo da Vinci come un boulevard metropolitano, cioè un asse urbano di grande importanza nel quale avere già funzioni di rilevanza regionale come minimo, sicuramente sovralocale, e portarne anche di nuove nel nuovo piano operativo. È il via effettivo al raddoppio della declassata per eliminare la strozzatura del soccorso. L'ANAS redigerà il progetto di fattibilità tecnica ed economica e lo studio preliminare del sottopasso, mentre il Comune progetterà la viabilità di superficie, con la realizzazione di due strade complanari per non chiudere l'arteria durante i lavori. L'interesse da parte dell'amministrazione e il lavoro enorme da parte degli uffici deve essere quello di avere più scenari, quello del cantiere dove la città non si deve paralizzare e quello dopo invece della soluzione finale che invece deve garantire una qualità alta sia dal punto di vista trasportistico sia dal punto di vista della qualità urbana. Il costo dell'opera è di 31 milioni di euro, finanziato per metà dallo Stato, il resto da Comune e Regione. I lavori per le complanari partiranno nell'arco del 2017, mentre quelli per il tunnel nel 2018. La viabilità alternativa resterà anche dopo l'apertura del sottopasso. Con una grande festa è stata inaugurata la nuova ala della scuola primaria I Ciliani in Via Taro, ampliata con un nuovo edificio di 5.200 metri quadrati, con un investimento complessivo per l'amministrazione comunale di 1.600.000 euro. Il nuovo edificio è composto da due piani,
al piano terreno la mensa, a quello rialzato due aule didattiche e relativi servizi, più altre 5 al primo e un laboratorio. La copertura si apre e si proietta verso il cielo grazie a un lucernario che percorre in lunghezza tutto l'edificio, catturando la luce naturale proveniente dal nord. Le nuove aule, di oltre 50 metri quadrati ciascuna, sono disposte verso il giardino interno della scuola e caratterizzate da un'ampia superficie vetrata che guarda al giardino. Inoltre, particolare attenzione è stata messa nello studio degli impianti, a basso impatto energetico e con pannelli irradianti a soffitto, oltre a connessione a banda larga, LAN e Wi-Fi. La nostra città TV termina qui. Vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!